detto a chiare lettere che una discarica, se ben gestita, non arreca nocumento all'esterno della stessa, deve essere ben gestita e controllata. Ecco, quindi non del resto, e mi rivolgo al vice sindaco di Riano, è chiaro che ovunque si vada c'è, purtroppo secondo il costume italico, c'è la protesta. Quindi è una scelta in un certo qual senso, non dico obbligata, ma è una scelta che io considero giusta. Se c'è l'accordo di tutti su questa scelta. Prego? C'è l'accordo di tutte le persone intervenute su questa scelta. Vi presentate col nome Gabriele Santovici, anzianza. C'è l'accordo di tutti? Sì, c'è sostanzialmente, c'è l'accordo di tutti, ma è una scelta che compete al commissario, ecco, questa è una responsabilità diretta. Quali responsabilità. Sono i dati per cui viene definita provvisoria? Che testata e che nome, per piacere? Prego. Vuole essere gli ecologisti. Qual è il motivo per cui viene definita provvisoria? Su quali basi? Viene definita provvisoria perché attivata in attesa che venga aperta la discarica definitiva. Quindi sul modello di trattamento, sul piano regionale rifiuti e sul piano. Ma non ho capito, ma lei è un giornalista? Sono sicuramente persona informata di parte. No, qua non è un dibattito. Viene confermato il quarto inceneritore e il quinto piano qui in questo quarto. Per piacere. Però non dovrà. Per piacere, no. Vogliamo andare? Vogliamo andare? Lei sa meglio di me, benissimo. Signori, c'è troppo clamore. Lei sa benissimo che esistono dei vincoli su quella vincola biologica, vincolo paesaggistico. Il centro abitato è a meno di 600 metri da Pian dell'Olmo, quindi c'è un problema di salute. E lei come prefetto, che è tutore della legalità, dovrebbe rispettargli questi vincoli. Non si può andare in deroga su. Ma lei mette non si può andare. Noi lì non faremo passare neanche una spilla, caro prefetto. Io lo dico sapendo. Io sono anche un giornalista, quindi parlo sia alla vice sindaco, sono anche un giornalista, c'ho anche una testata, quindi posso anche fare le domande sindaco, da giornalista. Non un sindaco, comizio, il dovere. Cosa? Non un comizio. Un comizio? Stiamo giocando sulla pelle dei cittadini. È un anno che quel paese è bloccato, avete distrutto un paese di 10.000 abitanti. Io non ho distrutto nulla. Io non ho, però non si organizza. Non è possibile. Purtroppo io sono costretto a salutarvi. Non può perdere la salute, prefetto. Non può perdere la salute. Ma lei pensa? Ma lei venga a fare una visita con noi. Le faccio vedere di cosa parliamo. Ma lei può pensare? Sì, io penso tutti. E pensa male. Pensa male. Visto che si stanno calpestando i cittadini. Signori, mi dispiace. No, io con questo. Ma quando procederete? Quando avete intenzione di procedere? Pubblico. Ma domani, già da domani inizierete. Subito, non ci sono altri pensamenti. Per quando sarà divina? Quando pensate che sarà divina? Quando pensate che comincerà ad operare? Subito. E con le proteste come farete? Manderete l'esercito, i carabinieri? No, vediamo. Sì, lasciamo. E la perplessità sulle falde acquifere, la possibilità che possa. È ovvio che noi. Io secondo le normative nazionali e comunitarie. Bene. Senta, la questione del monopolio, diciamo, c'è stata qualche polemica riguardo al fatto che questo sito è di proprietà dell'attuale proprietario di Malagrotta. Sul discorso della proprietà del sito, signor prefetto. La proprietà del sito è in conferente. Non ha noi nessuna. Dobbiamo. Prego, prefetto, no, non ho sentito la sua risposta. Ma la proprietà del sito è in conferente rispetto alle quelle che sono le caratteristiche del sito. Quanto resteva aperta la discarica di Pian dell'Olmo nella sua impressione? Non
questo non posso dirlo. Noi, io mi auguro. Senatore Denti, sì. Io ho denunciato già, mi stanno dando gli occhiali. Io sto dicendo una cosa, senatore, io un altro commissario, commissario non ha letto le carte false. Lei non deve leggere le carte false, deve leggere quelle vere, deve avere il coraggio di leggere le carte vere, commissario. Il pieno Roma per la riforma accolta, lei si può. Grazie.